risposto: i miei padri non mi credono. È stata la mia prima mostra personale. Mia madre aveva seri dubbi che i miei quadri non sarebbero stati accettati ed apprezzati e che io sarei stata cacciata via dalla sala espositiva. Fortunatamente mia madre ha confessato questi dubbi anni dopo, quando le mie opere già erano in grande attenzione, accanto a quelle di Paolo Picasso, Marc Chagall e Lorenzo Martinotti. Fortunatamente perché la mia madre ha sempre significato molto per me. Mia madre è una professoressa universitaria, quindi tanti altri studenti ascoltano quello che dice. E se avessi espresso il dubbio prima, molto probabilmente sarebbero stati trasmessi pure a me e la mia vita avrebbe preso una direzione diversa. E non penso che la mia vita sarebbe stata migliore. Forse la mia vita sarebbe stata più facile, più tranquilla, sicuramente più prevedibile, ma sarebbe stata più interessante. Adesso mia madre non ha più paura, però sono io ad averla. Sono un artista e ho paura di competere con i robot. Ho paura che l'intelligenza artificiale possa sostituirmi, creando le opere difficili da distinguere da quelle degli artisti. Guardate, queste opere sono state fatte dall'intelligenza artificiale. Questo riguarda l'attività creativa. Ma cosa succederà in altri ambiti lavorativi? Sto studiando marketing e in questo settore le cose sono un po' tristi. Sta avvenendo automazione nel marketing, quindi diverse funzioni da specialisti del marketing saranno svolte dai programmi informatici. Ci sono le tecnologie che sono in grado di prevedere la dinamica del mercato, tendenze dei consumatori, creare offerte personalizzate, contenuti, comunicare con i clienti dalle aziende tramite chatbot e molto altro. Quindi, cosa farà l'uomo? L'intelligenza artificiale e le macchine già sono in grado di svolgere molte attività meglio di noi, esseri umani. E non si tratta solo di lavoro fisico, calcoli ripetitivi, accumulo e elaborazione di dati. Ci sono le tecnologie che prendono decisioni, gestiscono persone e processi, fanno diagnosi medici. Ecco cosa ritengono 400 esperti intervistati dagli ricercatori dell'Università di Australia. L'intelligenza artificiale supererà gli umani nel 2024 nel tradurre le lingue, nel 2027 nel guidare un camion, nel 2053 nel lavorare come chirurgo e nel 2060 l'intelligenza artificiale supererà gli umani in qualsiasi altra sfida. Secondo gli esperti di McKinsey Global Institute, entro l'anno 2030 400 milioni di persone perderanno il loro lavoro a causa di automazioni. Questo riguarda il 15% di tutti i posti di lavoro nel mondo. Quindi, una persona su 5 perderà il suo lavoro. La società OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT, afferma che l'intelligenza artificiale influenzerà l'80% di tutti i posti di lavoro negli Stati Uniti. Questo riguarda 4 persone su 5. Gli esperti delle banche europee per la ricostruzione e lo sviluppo affermano che entro l'anno 2030 tutti i posti di lavoro richiederanno o una competenza estremamente elevata da parte dei dipendenti o un lavoro di routine così scarsamente retribuito che non avrà senso di affrontare. Guardate le professioni che stanno scomparendo. L'elenco potrebbe continuare ancora. Ci sono altre persone qui che condividono questa paura, che ha sentito parlare di questo problema. Per favore, alzi la mano. Sì, non sono gli unici ad avere paura, però non dobbiamo preoccuparci troppo perché sempre c'è una soluzione. Mi sono chiesta, cosa fare? Come mantenere la competitività sul mercato di lavoro? Quali competenze dovremmo sviluppare nei nostri figli per evitare che diventino semplicemente il personale di servizio per le macchine in futuro digitale? Come inserirsi nel mondo delle macchine e dell'intelligenza artificiale? Ovviamente in futuro ci sarà una maggiore divisione tra coloro che seguono istruzioni semplici e coloro che creano qualcosa di nuovo in varie storie della vita. Ovviamente il primo percorso non c'è la soddisfazione, è un percorso attraente. Quindi dobbiamo trovare ciò in cui possiamo soddisfare.
considerare i rock. E cosa pensate che sia? La nostra forza sta nella creatività, nell'empatia, e per questo abbiamo bisogno di coraggio. Anche gli esperti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affermano che le persone abbiano ancora questi vantaggi, la creatività e la capacità di costruire le relazioni, essendo empatiche. Al momento i robot non sono in grado di farlo, possono fingere, ma non lo possono fare realmente. Ovviamente in futuro queste competenze non scompariranno. La società avrà sempre bisogno di persone capaci di creare vari settori della vita e capaci di costruire le relazioni e mostrare empatia. E come possiamo svilupparle? Io vorrei condividere una conclusione a cui sono arrivata conducendo i workshop tesi per bambini e adulti in diverse parti del mondo, in Russia, in Italia, a Cipro. Le persone che partecipano ai miei workshop tesi non sono artisti professionisti e non desiderano diventarlo. Sono ingegneri, medici, casalinghe, manager, programmatori. Cosa ci si aspetta da un adulto quando partecipa ad un workshop di pittura? Io sono rimasta sorpresa dell'interesse di queste tante persone adulte. E così ho iniziato a chiedere ai miei ospiti cosa li spinge a partecipare ai miei workshop di pittura. Ed ecco cosa ho scoperto. Per qualcuno è rappresentato come un'opportunità per rilassarsi e per capire i propri desideri ed emozioni, mentre ad altri gli ha permesso di sentire il senso di connessione con il prossimo. Grazie all'attività creativa le persone sono diventate più coraggiose e hanno iniziato a creare vari settori della vita. Hanno iniziato a costruire le relazioni in modo creativo, a ideare nuovi modelli di business, a prendere decisioni non convenzionali. E questo non solo un'osservazione personale. Guardate queste persone famose che oltre alla loro attività principale dipingevano. Marilyn Monroe, Principe Charles, George Bush, Johnny Depp, Michael Jackson. Cosa gli offre esattamente l'attività creativa? Perché dipingono? Poi ho trovato conferme scientifiche. Gli specialisti in diverse parti del mondo parlano dei benefici dell'attività creativa. L'attività creativa riduce lo stress e l'ansia. Solo dopo 4-5 minuti di pittura diminuisce il livello di cortisolo, l'ormone dello stress. L'attività creativa agisce sul nostro cervello nel livello neurale e migliora il suo funzionamento. Questo ci aiuta ad apprendere nuove conoscenze per il pianeta. L'attività creativa contribuisce alla creazione di innovazioni e allo sviluppo delle competenze imprenditoriali. L'attività creativa è uno strumento per migliorare la produttività degli studenti. Pure l'attività creativa aiuta a sviluppare le abilità innate di una persona, motivo per cui molte nazioni includono nei loro programmi scolastici e preascolari le discipline artistiche. Come creatività influenza la mia vita, le mie decisioni? Non tutte le mie decisioni sono state socialmente condivisibili. A 16 anni ho interrotto la scuola e sono partita per un anno in Sicilia con il programma dello scambio interculturale. È stato un shock per i miei compagni di classe e per i miei insegnanti della mia scuola russa, perché nessuno poteva capire come potessi così semplicemente perdere un anno di studio e partire. Solo il preside della mia scuola ha sostenuto la mia decisione dicendomi solo in Italia avrei potuto scoprire le origini della bellezza. E quanto questa esperienza mi ha aiutato nella vita? Io sono per la creatività in ogni cosa. Nei miei workshop di pittura non insegno a disegnare, ma ad essere liberi e coraggiosi. Nuovo emerge quando svanisce la paura di fare gli errori, quando si esce fuori dai margini. Le persone positivamente reagiscono sul mio approccio e comprano i colori dopo qualche lezione di pittura. E penso che questo è il risultato più importante, principale delle mie attività. A volte è sufficiente prendere una tela, comprare i colori, senza paura di rovinarla, mischiare i colori senza paura di sbagliare. Si può lasciare tutto com'è, o dipingere per mesi, godendoci la trasformazione. Oppure sempre si può iniziare da capo, su un foglio bianco, come nella vita, vero?
Pronto? Adesso mi serve un volontario. Chi è coraggioso? Chi non è pure di salire qui? Allora, puoi intervenire qua nel quadro? Insegniamo ai nostri figli il bene, quindi benissimo, bravissimo, grazie.